Ciao e ben ritrovati sul canale YouTube di Presto Innovation Italy. Oggi, come potete vedere alle mie spalle, mi trovo in questo magnifico tratto di fiume Tevere, che è località Ponzano Romano, e andremo ad affrontare una pescata principalmente rivolta alla cattura delle brem e delle skimmer in acque naturali. Nel nostro paese sono presenti molti laghi, fiumi con poca corrente e canali dove è possibile applicare questa tecnica con successo. Adesso andiamo subito a vedere nel dettaglio l'attrezzatura. Sondando ho visto che ho un fondo uniforme da 30 a 50 metri. Per l'occasione ho preparato due canne, 30 metri per la zona dove inizia il letto del fiume e 50 metri per la zona dove finisce il letto del fiume. In queste due zone naturalmente i pesci stazionano in modo naturale perché solitamente è dove si ferma il cibo negli ambienti naturali. Sulla linea di 30 metri ho preparato un Ascension 12 piedi con un extremity 5,20 imbobbiato con una treccia Absolute Braid dello 0,12 e un shock leader di 6 metri dello 0,28 a cui ho applicato una lenza running rig, la classica da regole internazionali. Per la linea più lontano ho preparato una Distance Master 100 grammi in cui ho applicato un intensity 7,20 caricato con la treccia sempre Absolute Braid dello 0,12 e uno shock leader di 6 metri. Sempre con la stessa lenza della prima canna, quindi un running rig da regolamento internazionale. In questo tratto di Tevere a Ponzano Romano, essendo le prede prevalenti brem e skimmer e non essendo pescato molto a car fishing, quindi non vengono gettate molte pellet nell'acqua, preparerò una pastura a base di pane. Per l'occasione farò due parti di Dutch Master Silver e una parte di Dutch Master Yellow. Quindi una pinta di Silver, che ha un forte aroma al finocchio, base mais e pane e biscotti, e una parte di Yellow che è base pane, mais e scopex. Okay. Le mischio con le mani e poi il loro rapporto di bagnatura è 1:3, quindi andrò a prendere una pinta di acqua. E la verserò in due volte. Siccome io amo distribuire l'acqua uniformemente in tutta la pastura, subito appena bagnata la vado a setacciare per levare ogni grumo e uniformare la bagnatura. Ok, ora la pastura ha la consistenza che se viene stretta si tiene, ma ancora deve assorbire totalmente l'acqua, quindi aspettiamo 10 minuti e diamo l'ultima bagnatura. Sono passati 10 minuti e ora andremo a dare la bagnatura di rifinitura alla pastura. Verserò sempre poca acqua per volta e giro con la mano.
Nel mentre che passavano questi 10 minuti tutti gli ingredienti hanno bevuto uniformemente perché l'avevamo setacciata bene prima. E adesso la pastura ha la consistenza perfetta. Naturalmente la lascerò un pochettino indietro perché andrò a utilizzare esche come vermi, caster e bigattini morti che tendono ad inumidire di più la pastura. Ok, adesso è bagnata e andremo a dare l'ultima setacciata. Adesso ha la consistenza perfetta per essere utilizzata in questo fiume. Sulla linea corta, per quanto riguarda la scelta dei pasturatori, ho optato per i nuovi X Mesh nella misura di large, medium e small. Con la misura large andrò a fare qualche lancio per creare il fondo, per creare la pasturazione. Inizierò a pescare con il medium e se le mangiate dovessero essere veramente tante da avere una frequenza di lanci alta, pescherò con il piccolo, con lo small. Un altro caso che potrebbe capitare è che vedo dei pesci che vanno sul pasturatore e sono distratti dal pasturatore, allora in quel caso metterò il wind off feeder. Per quanto riguarda la linea lunga, vale lo stesso discorso della linea corta. La pasturazione lo farò con un bullet X Mesh da 50 grammi nella versione large. Perché il bullet? Perché per raggiungere delle distanze occorrono dei pasturatori con il peso sotto. Altrimenti non si riuscirebbero a raggiungere adeguatamente delle distanze. Diciamo 50 metri non è una distanza lunghissima, però comunque sia la precisione deve essere massima. Quindi inizierò con la versione large per fare un fondo e per settare la linea, perché inizierò a pescare sotto, quindi non farò i primi lanci sulla linea lunga. Poi quando dovrò andare a vedere se c'è qualche pesce partirò con il medium. E se una volta che ho iniziato a pescare le mangiate sono veramente tante, che ho una frequenza alta, per non portare troppe esche sul picchetto, userò lo small. Se i pesci sono distratti dal pasturatore, quindi vanno sul pasturatore, vedo botte ma non li prendo, anche in questo caso andrò a usare i wind off feeder, sia nella versione solid, small, che cage medium. Come dicevo prima, quando spiegavo i pasturatori, inizierò a fare, tra virgolette, la pasturazione pesante sulla linea corta, perché è la prima linea che andrò ad affrontare. Quindi andrò a dare tre pasturatori X Mesh da 40 grammi, medium, con vermi tagliati e qualche caster. Ora, per quanto riguarda la linea lunga, andrò a fare lo stesso tipo di pasturazione pesante, soltanto che aumenterò il numero di pasturatori e andrò ad aggiungere anche il mais. Così, iniziando sulla linea sotto, do il tempo alla linea fuori di settarsi, in tal caso non dovessi avere mangiate sotto, e se qualcosa dovesse andare storto nella linea corta,
Fra un'ora andrò a vedere cosa succede là fuori. Ok, adesso carichiamo il pasturatore in questo modo, sempre con la consistenza che basta per arrivare sul fondo e lasciare il contenuto. Perfetto. E andremo a lanciare. In questo caso, siccome il fiume non tira tanto, ma comunque un pochino tira, userò il fire arm di destra, altrimenti la portata d'acqua mi farebbe piegare troppo la vetta, quindi userò un pochino di pancia. Il pasturatore nel mentre è arrivato sul fondo e vado a liberare il contenuto. In questo spot farò 10 lanci di pasturazione. Terminato la pasturazione pesante, ora è il momento di fare il primo lancio. Inizierò a pescare sulla linea corta, come ho detto prima, e siccome ho intenzione di fare dei lanci abbastanza rapidi, quindi aspetterò massimo un paio di minuti, ho messo il pasturatore small da 40 grammi, sempre gli X-Mesh. Poi alla fine della lenza ho collegato un terminale da 50 cm dello 0,10 AccuPower con un amo N10 del 18 a cui andrò ad innescare un bigattino. Adesso rispetto a prima ai lanci di pasturazione andrò ad inumidire leggermente di più la pastura perché voglio che il contenuto rimanga qualche secondo in più nel pasturatore. Inserisco le stesse esche di prima, vermi e qualche caster. Siamo al secondo lancio ed ho subito avuto una mangiata. Adesso vediamo cos'è. Vediamo, subito un pommis, una schimmerina. Comunque non è male come inizio, perché già dal primo lancio ho visto le indicazioni. Siccome al primo lancio ho preso un'indicazione, al secondo lancio ho catturato un pesce, non esiste il motivo di cambiare le esche nel pasturatore, quindi continuo sempre con un bigattino all'amo e sempre con un pochettino di verme e qualche caster nel pasturatore small. Ci vediamo dopo e vediamo cosa succede nel frattempo. Terzo lancio, secondo pesce, ora vediamo di cosa si tratta. Sembra una schimmerina meglio di quella di prima. Tutte le due mangiate sono avvenute nell'arco dei 2 minuti. Quindi continuiamo come prima.
quarto lancio, terzo pesce. Cioè, davanti è molto sporco. Sempre la taglia medio piccola, però quattro lanci, tre pesci. Sono andato giù, come dicevo, con due pezzi di verme, il passatore più grosso, ma il risultato non cambia. Ora andrò a dare uno sguardo sulla linea più lunga e vedere se riesco a catturare qualche pesce di taglia. E prima di lasciare la linea corta voglio dare un pasturatore di richiamo per mantenere i pesci che sono lì in zona. E di esche, quindi ho messo sempre la gabbia ex mesh da 40 grammi, soltanto la versione large, quella che ho usato all'inizio. Mi raccomando, quando effettuate un lancio di pasturazione innescate sempre, io qui in questo caso ho messo due bigattini, altrimenti l'amo, essendo senza peso ulteriore, andrà ad attorcigliare il finale. Quindi le stesse esche che ho messo in partenza e vado a fare un lancio di richiamo, sempre comprimendolo fin quanto basta per arrivare giù. E vado a lanciare. Poggio la canna sempre nella stessa posizione sul feeder arm, sia avanti che dietro. Aspetto che arriva sul fondo, ancora non è arrivato perché qui, come abbiamo detto, c'è molto fondo. Da una leggera scossa alla canna e scarico il contenuto. È arrivato il momento di andare a vedere se è entrato qualche pesce d'Italia nella zona pasturata sulla linea lunga. E per andare dall'altra parte del fiume ho montato un bullet ex mesh di taglia M da 50 grammi. Invece il terminale è un filo del 12, un N20 del 16 e tre bigattini vivi. Vediamo cosa succede. Perfetto, mettiamo sempre la canna sempre nella stessa posizione sul feeder arm, come tocca l'acqua, in modo che il pasturatore anche dall'altra parte cade sempre nello stesso punto. Ritiriamo un po' il filo, di modo che non fa troppa pancia. E ecco qui, siamo in pesca. Faccio partire il cronometro, in questo caso siccome sto pescando lungo le attese saranno di 5 minuti perché non voglio tornare via da là senza un pesce, speriamo grande. Ci vediamo presto per gli aggiornamenti. Primo lancio e dopo due minuti nemmeno è partita la canna. Sembrerebbe non un pesce grande ma leggermente meglio
di quelli che prendevamo al centro, anche perché ero con un'esca molto più grande. Non è di grosse dimensioni, però sono passato da 2 etti a 3 etti. Ve lo mostro. Eccolo qui. Vediamo, secondo pesce sulla linea lunga, secondo pesce in 3 lanci. Vediamo se è meglio. È sempre la stessa taglia. Questo molto probabilmente perché, essendo solo sul campo gara, c'è talmente una forte presenza di pesci di questa taglia che sono i primi ad arrivare sulla pastura. Finalmente sembra essere entrato un pesce di taglia maggiore. Mi sono dovuto alzare in piedi perché qui questa postazione è piena di alghe sino a 20 metri di distanza da me. Quindi lasciare riposare la linea sembra avere fatto effetto. Vediamo se riusciamo a tirarla fuori. Che è pieno di alghe qui. È un bel pesce, almeno 1 chilo. Eccola qui. La chiave era lasciare riposare, era gettare esche di più grandi dimensioni e lascia riposare il picchetto. Questi sono i pesci bonus che durante le competizioni a Ponzano fanno la differenza. A volte far ruotare le 2 linee, lasciando riposare e pasturare nel frattempo, può portare i suoi frutti, come in questo caso. Io, prima di abbandonare la linea e andare su quella lunga, ho lanciato un pasturatore L pieno di esche e ho lasciato riposare lo spot per mezz'ora. Come sono andato giù, ho preso subito un pesciolino piccolo e poi è arrivata lei. Non è detto che la stessa cosa non funzioni anche dall'altra parte. Dopo andremo a dare un'occhiata.
questo era l'ultimo pesce della giornata, per chiudere in bellezza questa pescata. La taglia non è stata eccessiva, in quanto stando solo sul campo gara ho radunato tutte le pezzature di pesce, però mi sono veramente divertito prendendo una mangiata a giro più o meno tutti i lanci. E che dire, spero di avervi trasmesso qualche utile consiglio e se volete vedere contenuti simili a questo mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube di Presto Innovation Italy.